come accoglienza è solo la prima parola di questo piccolo vocabolario sull'immigrazione. Per indicarne i protagonisti si usano almeno una decina di parole, quasi fossero sinonimi. In verità ognuna rappresenta uno status diverso. Clandestino era la parola più usata in passato per definire gli irregolari. Fortunatamente è quasi scomparsa, rimandava alla segretezza e al pericolo e non è neppure un termine giuridico. Extracomunitario è chi non ha la cittadinanza europea, quindi sbaglia chi chiama così ad esempio i rumeni. Il termine riguarda invece correttamente gli svizzeri o gli statunitensi. Il migrante è chi lascia il proprio paese per un altro, divenendo così immigrato nel paese di destinazione. È profugo chi lascia la propria terra colpita da guerre, rivolte o catastrofi. Arrivato in un altro paese, si può presentare domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. Fin quando non arriva una decisione in merito, si è richiedente asilo. Se accolta, si diventa a tutti gli effetti rifugiato. Lo è chi nel proprio paese è perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o pensiero politico. A differenza del migrante, non ha scelta. Se tornasse nella sua terra, rischierebbe grosso. Lo sfollato è solitamente chi è costretto a lasciare la propria residenza solo temporaneamente. Situazione tipica dopo un terremoto. Molti italiani lo erano durante la guerra, quando abbandonavano le città bombardate. Straniero, infine, è il termine più generico per indicare chi ha la cittadinanza in un altro stato. Ma il vocabolario, per essere completo, non può non passare per la D di Dublino. Tre regolamenti in tema di politica migratoria dell'UE portano questo nome. Prevede, tra l'altro, che le domande di asilo vengano gestite dal paese di primo approdo. Ecco dunque comparire un neologismo: dublinato, colui che dopo essersi trasferito in un paese diverso da quello di primo approdo è costretto a tornare lì. Q come quote, quelle che se diventassero obbligatorie costringerebbero ogni paese europeo ad accogliere almeno un preciso numero di migranti. Infine S come Schengen, il trattato che sancisce la libera circolazione tra i paesi dell'Unione. Dopo oltre 20 anni di frontiere aperte, c'è chi, dinanzi alle recenti ondate migratorie, vorrebbe tornare a chiuderle.